Bene, benvenuti. Facciamo di nuovo la trasparenza, però la faccio un po' più breve, più o meno sempre gli stessi concetti, ma partiamo da oggetti più semplici, così più breve. Quindi cominciamo con cancellare il cubo, aggiungiamo una sfera che faremo smooth, così la vedremo, e poi mettiamo un piano su cui far risaltare. Quindi vedremo questa sfera su questo piano e andiamo pure a fare la texturizzazione. Vedete che abbiamo la sfera sul piano, diamo una texture al nostro piano e per farlo andiamo in shading e qui andiamo nel materiale e gli mettiamo un materiale al piano e questo materiale gli mettiamo una scacchiera. Può fare anche da destra, ma abituiamoci pure a usare texture checker. Ok, quindi così vedete che facciamo una tastiera, la facciamo bianca e nera, che ci piace. Oppure ancora si potrebbe fare tipo marrone, insomma, ci giocate come volete. Ok, bianco e marrone. E poi andiamo a giocare un po' con le trasparenze. Allora, nel video precedente vi abbiamo fatto vedere un po' di trasformazioni che fanno venire il materiale trasparente, ma qui lo facciamo ancora più semplicemente, quindi creiamo un materiale che chiamiamo trasparente. E qui per vederlo abbiamo detto che dobbiamo andare in fondo e accertarsi di metterlo. Dunque, io visto che anche Additive lo fa trasparente, vedete che lo fa bene, quindi già così abbiamo un materiale trasparente. Però la trasparenza, per farla bene, occorre proviamo un po' a vedere se viene nel modo in cui ve l'ho detto, nel senso che qui ci possiamo mettere una transmission se vogliamo, però vedete che non funziona un granché bene questa cosa perché bisogna aggiungere un shader trasparente. Quindi senz'altro andiamo a aggiungere qua, quindi qui facciamo aggiunta, gli mettiamo un mix shader. E qui gli andiamo ad aggiungere uno shader trasparente. Quindi add transparent BSDF. E qui dovrebbe cominciarsi a vedere. Vedete che ha cambiato leggermente la trasparenza. Ma qui vi ho insegnato nell'altro video che bisogna metterlo un po' più metallico. Adesso qui dovrebbe in teoria funzionare un pochino meglio. Vabbè, poi ci giocate un attimino sopra, ma abbiamo anche insegnato nell'altro video, qui stiamo facendo in sintesi un riassunto, a usare anche il Fresnel. Quindi add search Fresnel, lo faccio vedere qua perché dunque qua abbiamo questo. Il Fresnel lo mettiamo qua. Ecco, se ha funzionato, il Fresnel vedete che fa questo effetto, così vi faccio capire bene cos'è il Fresnel. Il Fresnel praticamente consente di vedere i bordi del vetro, dove normalmente si suppone che visto di spigolo risulti un pochino più opaco, vedete che è più scuro, e questo qui è un pochino più chiaro. Quindi a seconda di come lo aumentate, vedete che sembra aumentare lo spessore del vetro. Quindi per diminuire lo spessore del vetro lo facciamo un pochino più piccolo e così abbiamo una biglia, vedete che si intravede che ha un certo spessore il vetro, no? Poscia GZ lo mettiamo un pochino più in alto, ok, e poi facciamo di nuovo il giochino che abbiamo visto nel video. Quindi tra le altre cose mettiamo di nuovo
sfondo, quindi background, dunque sfondo, dunque background, e poi qua gli mettiamo un environment texture che andiamo a prendere dentro desktop evening growth. Ok, questo video dovrebbe farci vedere, ah, dobbiamo vederlo di qua con questa vista, ed è che vi ho messo uno sfondo, diciamo, che vale più la pena. Dopodiché il gioco consiste sì anche nel giocare con queste cose che vi ho fatto vedere, ma in realtà basta poco. Il metallic, tra l'altro, se non lo mettiamo, vedete che vabbè, più o meno cambia qualcosa, ma si può anche omettere, insomma, tutto quel giro che abbiamo fatto prima. Per avere solo la trasparenza basta poche cose, sono quelle che abbiamo visto prima. Se non gli mettiamo questo shader, vedete che rimane completamente trasparente ed è, non è proprio realistico. Quindi rimettiamogli lo shader, questo, quindi lo shader miscela praticamente una serie di cose qua. Vediamo un po' se aumentiamo la transmission. Boh, comunque ci giocate. E ci aggiungiamo invece quella benedetta la sensazione del vetro rotto. Quindi aggiungiamo una Voronoi, che era bellina. Questa Voronoi la trasformiamo in normale. Aspetta, vediamo se riusciamo anche a farlo attraverso l'IOR. Beh, qualcosa si ottiene anche così. Magari se lo mettiamo. Dunque, qual era il tipo? Distance, intensity, cells. Perché se lo mettiamo a celle, beh, qualcosina fa anche così, molto semplicemente. Ma l'altra volta l'abbiamo messa con un effetto, diciamo, un pochino più in rilievo. E cosa l'abbiamo fatto? Semplicemente aggiungere, beh, anche così comunque, molto semplice. Si aggiunge solo quello. Tra l'altro, visto che grigio grigio, forse si ottiene lo stesso effetto facendolo così. Più o meno, ancora meglio. Quindi si ottiene questo effetto qua di tipo vetro. Oppure, come abbiamo visto la volta scorsa, lo facciamo direttamente attraverso le normali. E quindi qui aggiungiamo normal map. E qui ci mettiamo colore normal. E otteniamo anche qui un effetto simile a quello prima, però vedete che possiamo controllare attraverso normal map un po' di quanto è pronunciato, quindi un pochino meglio per questo. E in più, se questo normale lo agganciamo anche al displacement, dovremmo ottenere un effetto, ancora vedete, proprio di rilievo, superficie in rilievo, quindi questo dà proprio il senso del vetro. Quindi diciamo che il video precedente l'ho fatto adesso, cercando di farlo togliendo quanto di superfluo c'era, però una cosa carina, possiamo conservare invece questo effetto colorato perché dà colore ed è facile da fare. Vedete che abbiamo un vetro tipo lampada e quindi dà parecchia gratificazione, e la resa qui è molto interessante. Questo è tutto. Buonasera.